cosa è successo nel secondo tempo, non chiudi la partita, poi rischi di pareggiare. Sì, infatti abbiamo creato tanto, però non siamo riusciti a concretizzare la partita, a fare il 3-0, e poi con un episodio è stato bravo Violante a fare quell'Eurogol. È chiaro che sapevo che la partita era difficilissima, e merito al Gallico, ha fatto una grande partita, però dispiace. A noi servivano i tre punti per cercare di raggiungere l'obiettivo. L'uscita di Sapone è un fattore tecnico o aveva qualche problema? No, è un fattore tecnico, perché era ammonito e diffidato per evitare, perché la prossima mi mancherà. Ringraziamo mister Misiti e mister Condello, una grande partita, grande abnegazione, grande carattere, grande cuore. Poteva finire con qualche gol in più per la Reggio Med, però la tua squadra è stata brava a rimanere in partita, poi alla fine possiamo dire che il pareggio gli è sfuggito per un soffio. Assolutamente, secondo me il pareggio è il risultato, era stato il risultato più giusto secondo me per come abbiamo affrontato la partita. È chiaro che se tu vai a recuperare un 2-0 è chiaro che ti espioni ai contropiedi della squadra avversaria, però abbiamo avuto delle ghiotte occasioni da gol e non siamo riusciti a fare gol, abbiamo avuto credo 10 o 12 calci d'angolo, quindi la squadra lì ha giocato e ha giocato bene. Oggi a parte il risultato negativo non gli posso rimproverare niente alla mia squadra, perché ha messo tanto cuore, tanta determinazione, e credo con questo cuore e questa determinazione riusciremo a salvarci. È chiaro che non è solo il Reggio Mediterraneo di turno, dove dobbiamo sempre giocare con una certa intensità e con un certo carattere, anche le altre squadre vanno affrontate con la stessa determinazione e con lo stesso carattere di oggi. Ecco Gian Domenico, sei bravissimo a mettere la squadra in campo e si vede, perché metti in difficoltà anche le squadre di un certo valore, come hai fatto nel girone di andata, però manca quell'attaccante, l'attaccante ti possa dare la profondità e anche i punti. Assolutamente, vabbè, ma questo lo sappiamo, è una squadra molto giovane la nostra, i miei attaccanti sono del 98, Nicolas, però ci mette tanto cuore, tanta determinazione, ed è chiaro che vuoi un finalizzatore, e oggi è stato anche sfortunato perché ha avuto una ghiotta occasione per segnare, però dai, che ci possiamo rimproverare? Oggi non ci possiamo rimproverare proprio niente, abbiamo giocato un grande calcio e secondo me a calcio, a parte delle ripartenze che abbiamo concesso agli avversari, a calcio oggi ha giocato il Gallico Catone e non il Reggio Mediterraneo. Questo mi sembra giusto dirlo, perché i ragazzi veramente hanno interpretato la partita alla grande.